già sul letto, quella del lungo viaggio. E tu senza mentir hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sembra ancora più bella, e così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai, un villaggio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, se mi lasci, se mi lasci non vale. Quella valigia, tutto il nostro passato, non ci può stare. Ti a posto ogni cosa e parliamone un poco. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho poco. Ma quello che conta tra dire e il fare è saper andar via ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato, non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato, non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato, non ci può stare. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti e bentrovati in questa domenica pomeriggio. Oggi abbiamo preso un poco così, un poco, guardato lo fiore all'occhiello, vi piace? Tu ce l'hai? Sempre. Fallo vedere anche tu il fiore all'occhiello. Io faccio le pulizie così. Col fiore all'occhiello? Bene, eccoci qua allora ancora oggi per questa 45esima diretta insieme. E allora, cosa faremo oggi? Cucineremo un fantastico risotto nero venere con i gamberi e l'avocado, una cosa buonissima, una cosa sfiziosissima, facilissima e velocissima da preparare. Per cui, allora, vi do gli ingredienti, come al solito serviranno 300 g di riso nero venere che dovrete già aver cotto, come dicevo questa mattina, altrimenti mettetelo subito su, io l'ho precotto così dopo in 2 minuti lo riavvivo e siamo a posto. 150 g di gamberi o code di gamberi, guardate che meraviglia, non so se si vede, ah sì, si vedono. Bene, e poi avremo bisogno di un avocado già tagliato a cubetti, tagliatelo, e poi avremo bisogno di olio extravergine d'oliva, sale e pepe, pochissimi ingredienti, ma la prima cosa da fare è accendere il forno a 180 gradi. E perché questo? Perché i gamberi andranno prima precotti per 5 minuti nel forno caldo a 180 gradi. Bene, io come al solito vado a salutare la fatina Gaia Guarino che legge le fiabe per i vostri bambini e per i vostri nipotini e amichetti ogni pomeriggio. Ricordatevi sempre di passarle i nomi di questi bambini in modo tale che possa salutarli in diretta. E poi vi ricordo che questa diretta è condivisibile anche in questo momento.
Basta schiacciare il tasto condividi o avvia videoparty e se la doveste perdere poi la potete ritrovare in formula replay, cioè quando volete su questo profilo andate a rivederla. E se perdete pure questa andate su YouTube, c'è il canale Romano Simonelli, vi iscrivete e guardate tutte le 45 dirette che abbiamo fatto fino ad oggi. Io devo ricordare che oggi ho pubblicato la settima giornata del viaggio in Vallonia in automobile che abbiamo fatto lo scorso anno, Ivan ed io. E questa settima giornata l'anno scorso si è svolta in quattro tappe. La prima tappa nella bellissima cittadina di Liegi, approfitto per salutare Ciao Antonio Tony. Neri, Tony, la guida locale di Liegi, un grande amico simpaticissimo che ogni volta ci aiuta anche nel accogliere tutti i gruppi, le persone che arrivano a Liegi ed è uno spasso. E Liegi è una città meravigliosa, io vi Bello. consiglio proprio di andarla a vedere, l'unica città europea Principato Vescovile con un patrimonio architettonico monumentale, storico, incredibile, e poi questa modernissima stazione ferroviaria realizzata da Calatrava che ha una forma di una manta ed è una cosa meravigliosa. Sotto Natale, il Sotto Natale, villaggio poi Beato Mello. il villaggio esatto, il villaggio di Babbo Natale, di villaggio di Natale, insomma, di Liegi, che è uno dei più frequentati al mondo. Pensate, ogni anno registra circa 2 milioni di visitatori con il villaggio di Babbo Natale, la In pieno casetta. centro. E poi la seconda tappa di questo viaggio è stata la miniera di Blegny. Sapete che il Belgio è stata terra di miniere di carbone attive fino agli anni 80. La miniera di Blegny è una delle più interessanti da vedere perché insieme agli ex minatori si scende nelle gabbie fino nel cuore della miniera e si fanno dei percorsi. Da lì siamo andati a visitare una delle abbazie più belle della Vallonia, vicino Liegi, l'abbazia di Valdio, dove viene tra l'altro prodotta anche un'ottima birra d'abbazia gustosissima. E poi l'ultima tappa di quella settima giornata è stata la piccola cittadina di Huy, Huy, Bella. un gioiello, piccolissima vicino Liegi, con questa piccola piazza viva, 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 piena di gente, di giovani, di musica. Vi consiglio di metterla nel vostro carnet di viaggio, qualora finita questa chiusura in casa avremo la possibilità di ripartire, di andare, perché no, ad esplorare non solo la bella Italia, ma anche l'Europa, che comunque sarà vicina a portata di automobile. Allora, gli ingredienti io ve li ho detti, ma prima ovviamente di partire con la ricetta, io ve l'ho già anticipato ieri, siamo eleganti per questo, la canzone era anche a lei dedicata, perché abbiamo il collegamento con questa grande attrice di teatro che ci fa compagnia ogni domenica e la grande, grandissima attrice Lollo Frigida. Ve la ricordate, la grande attrice di teatro romanesco? Per cui io la vado a chiamare e vediamo un po' che cosa ci racconterà oggi. Sono certo che avrà anche oggi delle grandi perle di saggezza da elargire e ottimi consigli, soprattutto per l'estate che sta arrivando. Un attimo solo, però. Oddio, è successo qualcosa? Un attimo solo, l'abbiamo persa. Un attimo, un attimo, un attimo. No, scusa, no, ma stavi al telefono con chi? Col sarto? Cioè io penso di
E certo, è ovvio che lo vogliamo vedere. Guarda, guarda che bello, guarda. A mutanda, il pezzo da sotto ti faccio vedere che l'ho finita adesso, guarda. Bella, tutta pelosa, la vedi? Adesso, siccome vi siete collegati proprio in un momento critico, vero? Allora adesso io mo misuro, va bene? Ma misuro davanti a voi, va bene? No, che avete capito? Ma mo appoggio sul vestito, così per vedere come vi sta. Così mo dite voi, eh? Un attimo che alzo la colonna sonora, così faccio pure la mossa, va bene? Ecco, un attimino solo, eh? Allora io sposto, ecco, la sedia, la vedete? Sì. No, ma no, non mi pare. Non mi pare destiosa. Ma io ho un corpo. Ma io sono un'attrice dal corpo statuario. Ma tu la ricordi? Io sono alta, lucidinia, magra. Ah, a me mi chiamano la Venere de Polistirolo. Che si mi tocchi casca a pezzi, capito? Ma che avete capito? Cado a pezzi nel senso. Capito, di passione, d'amore. Allora, lo sai che dico? Che adesso te la faccio pure a te, questa, va bene? Il bikini stilegato di Lollo lo faccio a te, lo faccio a Ivan e poi pure a Marco, che ci prepara sempre da antico hotel, eh? E vedo l'ora. Ma se va bene? E allora, cari amici e cari amiche, la vostra Lollo Frigida che vi impara sempre un sacco di cose, oggi vi impara a fare il bikini stilegato di Lollo. Siete pronti? E lo capite? Poi ci metti, ci fai il disegno del costume, dai, è pronto. E dice, ma non ci abbiamo disegnato, vabbè, ma che forti, non vuol dire niente, perché voi basta che fate uno scarabocchio, no? O fate due cerchi, due buchi, tagliate, vi infilate il buco e quello è il bikini stilegato di Lollo, capito? E quando piannerete sulla spiaggia con quel bikini gatto di Lollo, parererete proprio di classe, proprio come la vostra Lollo Frigida al mare, capito? Allora, prima di salutarvi per oggi, vi voglio dare uno scopo. Come si dice, non ha scopata in testa, così uno, come si dice, ma uno consiglio, uno scoop. Ieri mi è venuto in mente di fare tutta la collezione bikini stile gatto dell'Ollo. Vuoi sentire il titolo fenomenale? Guarda, mi metto un posto, aspetta, che alza la colonna sonora, alza la colonna sonora e te lo dico, aspetta, così va bene? Allora, per le state due Carmo Odissea sulla spiaggia. Aspetta, Lollo, siccome c'è avuto un problema di linea, non è che ce lo puoi ripete? Come no? Allora mi rimetto un po', se guarda un po', va bene? Va bene. Ammazzate, oh. Però non lo dimo a tutti, Roma. Non lo dimo a tutti, se non mi copiano, tu sai che mi copiano tutti, hai capito? E mi raccomando, Mamma mia, che callo, Roma, ma fa callo pure da voi così. Qui fa un callo, mamma mia. Perché la vostra Lollo Frigida è tanto contenta di raccontarvi un sacco di cose. Però troppo, c'ho callo, perché poi lo sapete che io sono una creativa, io non devo fare, devo pensare, perciò la vostra Lollo vi saluta adesso, e vi manda un bacio, anzi, siccome oggi è l'ultimo collegamento che famo, dei baci ve ne mando due, mi voglio rovinare, strangolare col gatto dei baci e d'abbraccio, va bene? Pure te lo mando io, strangolo dei baci e
abbracci sul gatto, va bene? Vabbè, noi ci rivedemo a Roma a teatro, venite a vedere appena sarà possibile. Ma certo, appena ci fanno camminare, ci fanno muovere, ci vediamo subito, subito, capito? Allora ciao, cariamoci. La vostra ora fa un'uscita di classe, guardate, da grande attrice di teatro quale io sono. È come alzo e cammino con la mia classe. Ciao Lollo! E allora, questa era la Lollo Frigida, è uscita Lollo Frigida, ma io vorrei richiamare in scena invece colei che ha ideato e che ha voluto e che ci ripropone con grande successo la Lollo Frigida, la brava, bravissima attrice di teatro Elisa Torri. Rientra per favore Elisa, perché è il momento che ti conosciamo e che ti conoscano oltre la Lollo Frigida. Via la parrucca! Via la parrucca, dai! Eccomi qui! Ciao Elisa! Allora, adesso io intanto tanti complimenti, davvero tanti, e tante grazie anche per questo bel regalo che ci hai fatto da qualche domenica ad oggi, regalandoci queste perle teatrali, l'appuntamento della domenica con la Lollo Frigida. I complimenti sono tanti, davvero tanti, e tutti grandemente meritati. Noi Elisa ci conosciamo da quei... diciamo solo che eravamo bambini insieme, andavamo a scuola e da allora questa amicizia perdura. Anche tu sei un altro grande esempio della voglia e della forza di realizzare un sogno. Vorrei che tu, se riesci brevemente, ci raccontassi questo tuo sogno, come e quanto hai dovuto lottare e per poterlo raggiungere. Oh, ma ancora lotto, nel senso che è la mia vita, il teatro è la mia passione, è la mia vita, e chiaramente continuo a studiare, continuo a prepararmi, faticoso trovare dei lavorare, però non è mai la mia vita, amo il mio e i miei personaggi, le mie caratterizzazioni, i progetti che riesco anche, che costruisco, riesco a costruire insieme anche al mio team di persone, che persone che lavorano e che conosco da tanti anni e lavorano insieme a me. Insomma, diciamo che il mio valore, il valore più importante, no? Che seguo nella mia vita è la creatività, cioè non posso vivere senza fantasia, senza il gioco del teatro, senza l'immaginazione, è proprio la linfa vitale, ecco, che è il cuore di tutto per me. Credo che anche per te, Romano, è sempre stato così, anche se facciamo due lavori diversi. Aspetta, perché abbiamo, purtroppo, Elisa, scusami, purtroppo oggi abbiamo un po' di problemi di collegamento di linea lato tuo, però non vorrei far perdere a chi sta ascoltando le cose belle che stai dicendo, quindi ti chiedo di ripetere l'ultima parte legata alla creatività, per come ti viene. Il gioco del teatro è proprio il motore della mia vita, è l'infa vitale, quindi sì, è un lavoro, ma è proprio anche un modo di vita. Potrei fare altra scelta nella mia vita, è il lavoro che più mi racconta in qualche modo. E poi stavo dicendo una cosa, stavo facendo dei complimenti a voi, perché Romano, anche in questi collegamenti, come dire, è venuta fuori la tua grande creatività, tu sei veramente una persona eccezionale. Io ti ringrazio perché non solo mi sono divertita, ma ho potuto nei tuoi collegamenti conoscere artisti bravissimi e anche esperti che ci hanno trasmesso delle conoscenze, ci hanno raccontato
delle cose molto interessanti. Anche Marco con i suoi collegamenti, i suoi cocktail, molte delle informazioni importanti, no? E quindi sono stati dei collegamenti divertenti, ma anche molto ricchi di informazioni, di temi interessanti. Quindi io vi faccio tanti complimenti a voi, è stato così bello, come è sempre bello ritrovarci, Romano, sempre. Questo assolutamente, al di là poi dei social network, speriamo che al più presto possibile riusciamo a darci veramente quel grande abbraccio che aspettiamo di darci da un po' di tempo. Elisa, che dire, io ti ringrazio davvero tanto di tutto questo tempo che tu ci hai dedicato, perché poi non ricordiamo che non sei andata a braccio, ma tu hai preparato durante tutta la settimana i tuoi interventi, quindi hai dedicato proprio del tempo a queste dirette e hai speso del tempo per noi, e questo merita un grazie incredibile da parte di tutti noi che ti abbiamo potuto ascoltare e divertirci assieme a te e al personaggio della Lollofrigida. Vorrei chiederti di ricordare questa volta tu a chi sta ascoltando i tuoi contatti, o meglio come e dove possono trovarti. Sì, io sono principalmente su Facebook, che mi piace, no? come social per un po' scambiarsi le informazioni, i progetti, gli avvenimenti. E io ho una pagina che ho intitolato Giochiamo al Teatro, dove pubblico sia i progetti come attrice, ma anche il mio lavoro di operatrice teatrale, quindi l'insegnamento del teatro nelle associazioni, nelle scuole, con i miei vari gruppi. Quindi elisatori.it, che ogni tanto, di tanto in tanto aggiorno di tutte le cose che insomma faccio, di tutto a compimento. Bene, e poi chiaramente ti sento, okay. Purtroppo la linea, poi quando rivedrai la diretta capirai che c'è qualche disturbo, però il grande, le grandi, l'importanza delle parole che hai detto e della tua performance sono arrivate tutte, anche se ci siamo persi qualche parola, e questa è la cosa più importante. Io a nome di tutti davvero ti ringrazio di cuore, ti ringrazio davvero tanto per averci tenuto compagnia in queste domeniche. Ti abbraccio davvero forte forte, vabbè, poi noi tanto è inutile fare una scenetta, poi ci sentiamo tra qualche minuto. Ci voleva. Un bacio, tesoro, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qua. Allora, purtroppo oggi il collegamento, la linea era un po' disturbata, però vabbè, cioè, insomma, abbiamo comunque potuto ascoltare lo stesso. Sì, stiamo entrando nell'ultima settimana delle dirette, come avevo già annunciato, venerdì sarà l'ultimo, quindi durante questa settimana cercheremo di fare le cose al meglio, insomma, più di quanto l'abbiamo fatto finora, per lasciare comunque un buon ricordo. Allora, andiamo avanti adesso con la ricetta, per cui abbiamo acceso il forno, sì. Prendiamo la teglia che abbiamo preparato prima con sopra della carta da forno, uh-huh. Mettiamo, se mi fai un pelo di spazio, grazie, ok, intanto tra poco quello lo riprendiamo, un filo d'olio sulla teglia, sul fondo della teglia, ok. Poi, se ce l'avete, io ce l'ho, adesso mi è venuto in mente, prendete un pennello e cercate di... Senza, di lanciarlo sulla giacca. Senza lanciarlo sulla giacca, possibilmente, ce l'ho fatta a non farlo, di ungere la teglia per bene. Dopodiché ci mettete... Allora, facciamo così, vediamo se riesco piano piano. Oggi stiamo, tra l'altro, utilizzando una tecnologia diversa, ed è un esperimento, capiremo poi dopo se l'esperimento è andato a buon fine o meno. Distribuite sulla teglia, separati tra loro, i gamberi o le gote di gamberi. Io oggi sto utilizzando delle gote di gamberi, sono buonissime, e mettete in forno per 5 minuti, per cui voilà, 5 minuti da adesso te ne occupi tu del tempo, vero? Sì. Grazie. Ok, nello stesso momento, con un tegame, con una padella, allora, se il riso che avevate, che stavate facendo, è pronto, lo scolate per bene, lo lasciate raffreddare un attimo.
Io che l'avevo precotto, eccolo qua il mio riso nero Venere, si vede? Sì. Ok, lo vado a riscaldare semplicemente giusto un paio di minuti, giusto per ravvivarlo un attimo, perché l'ho fatto stamattina, per cui ovviamente serve un po' una ravvivata a questo riso. Quindi lo metto nel tegame. Nel frattempo, se non l'avete fatto, dovete affettare l'avocado. Voilà. Ok, grazie. Dovete affettare l'avocado come ho fatto io, e praticamente questo piatto può dirsi quasi concluso, e cioè andrebbe impiattato. Prima di impiattarlo, io riprendo la ciotola, lo metterò nella ciotola, metterò i gamberi, metterò l'avocado, una mescolata, un giro d'olio, sale, pepe, anzi sale proprio poco poco, più che altro del pepe, aggiustate di pepe, e poi una bella mescolata e un'impiattata, e chiaramente vi farò vedere anche l'impiattamento, perché questa volta ci sta, insomma. Ci vedete bene come immagine? Ecco, magari se qualcuno ci dà un feedback sul modo in cui ci vedono, speriamo che ci vedano bene. Qualcuno ci dica, ci scriva per cortesia se ci vedete bene come qualità dell'immagine, perché stiamo utilizzando oggi un iPad e noi ci vediamo sullo schermo in maniera molto più grande, ma non sappiamo voi come lo state vedendo, se è normale o se notate qualcosa di strano. Ok, detto questo, allora vi ripeto che oggi Marco, tra l'altro, preparerà il mio drink preferito. Io non li ho detti prima, forse, gli ingredienti. Oggi Marco preparerà un Cosmopolitan. Poi lei, non c'ho manco gli occhiali. Allora, per Cosmopolitan servono. No, benissimo, dice Pino. Ok, va bene, era per capire come ci stavano vedendo. Grazie Pino. Allora, per il drink che ci preparerà tra poco Marco, preparerà quello che è il mio drink preferito in assoluto. Chi mi conosce bene sa che io bevo solo Cosmopolitan, praticamente. E quindi oggi ci preparerà un Cosmopolitan alla maniera di Sex and the City. Serviranno 40 ml di vodka al limone, aromatizzata al limone, 15 ml di triple sec, ovvero del Cointreau, 15 ml di succo di lime fresco, e poi 30 ml di, questo è l'ingrediente principale del Cosmopolitan, il succo di mirtillo, il cranberry. Questo è quanto. Servirà possibilmente una coppa martini, qui vado perché sono esperto, e andrà raffreddata prima con del ghiaccio la coppa. La so, questa la so tutta. Allora, prima di passare la parola a Marco però, perché non posso rimanere indietro con la cottura del riso. Il riso è pronto, direi, sì. No? Un paio di minuti ci siamo. A questo punto versate il riso nella ciotola, prima di impiattare, perché deve essere un attimo rimestato. Ok, andrebbe fatto, anzi facciamo così, lo facciamo freddare un attimo, perché altrimenti i gamberi, che tra poco andrò a tirare fuori dal forno, potrebbero risultare troppo... potrebbero cuocersi ulteriormente nel riso se è troppo caldo. Va bene, allora io ci sono, andrei a chiamare Marco, per cui vado, oggi sono in autogestione con le apparecchiature. Tac, ci provo, vediamo se funziona. Vediamo. Sempre che abbia fatto la chiamata giusta, sì, è video. Eccolo, mi vedi, ti vedo, non ti vedo, mi vedi? Io non ti vedo, eccolo qua, ci sei, fermo lì che devo rigirare tutto. Buonasera, aspetta un attimo, aspetta un secondo, aspetta un attimo. Ci sei, eccoti, volevo solo provare a abbassare questo, se si abbassa no. Va bene, Marco, eccoti qua, ci sei. Hai dimenticato il succo di mirtillo? No, Osvaldo! Ma è bellissimo! Allora. Eccomi qua. Yes. Oggi sono indietro su tutto. Sei indietro su tutto? Eh sì, perché ho suonato fino adesso. Cosa hai fatto fino adesso? Hai suonato. Ah sì, perché Marco...
dovete sapere che partecipi a un corso di chitarra online, giusto Marco? Sì, molto, molto amatoriale. Ma è accessibile? Possiamo darlo come consiglio? No, come si dice, sono lezioni online che faccio con un amico. Ok. Sono sempre accessibili. Ok. Okay. Va bene. Si sente un po' lontanuccio, per cui o urli o ti avvicini o fai gesti, non lo so. Madonna, aiuto. Allora, mi sentite così? Sì. Finisco di mettere il ghiaccio, ci siamo. Come sta andando a voi? Bene, grazie. Noi siamo in cottura. Forse i gamberi sono pronti. Intanto tirate fuori i gamberi dal forno perché sono pronti. Sai che il riso venere? Eh? Eh beh, buono. Perché questo quando cuoce? Sì. Ha questo profumo di pane. Vero, e poi si separano bene i chicchi. È fantastico. Rimangono belli separati tra loro. E poi con i gamberi, secondo me, la morte è sua. Esatto. Ok, ci siamo. Un po' in ritardo, ma ci siamo. Vai, vai. No? Come sempre. Dai, dai ragazzo che sei giovane tu, sei giovane! Sono giovane ma sono anche anziano. Allora, dovevo andare a mettere 40, 25 di Co e 35 di Mirtillo, se non mi ricordo male. Perché di solito, ecco, diciamo questa chicca. Di solito, diciamo, lavoro, cerco di andare. Aia, ma oggi è la giornata della linea disturbata. Aspetta, ma Marco, c'è la linea disturbata, vai a scatti. Mi sentite? Sì. Ok, stavo dicendo. Dobbiamo mettere 40 cm di vodka, ml di vodka, quindi 4 cm. Siamo? Sì. 30 di succo di Mirtillo. Sì. Sì. Che è molto sbagliato. Quindi voi mi state aiutando anche a migliorare me. Quindi grazie. Bene, perfetto, meraviglioso. Ci aiutiamo tutti insieme. Andiamo, iniziamo. Dai. Siete? Vai. Saremo in line direttamente nel Boston. Io ho due mezze metà, diciamo, quindi sperimentate. Quanto CL di vodka? Vale sempre lo stesso, io non ho il metal pur oggi perché gli ho lasciato tutti via, però vabbè, contiamo fino a 6, 2, 3, 4, 5, 6, 8, controllo, abbiamo detto, CL e quindi dobbiamo contare fino a... Ricordiamoci che il Cosmopolitan ha un colore rosa e non viola. Sì, infatti, la ragione per cui sto cercando di guardare da quanto è più... Rosa chiaro, chiaro, chiaro. Rosa antico. Ecco. Ok. Insomma, non puoi farmi questo. Se viene viola... Questa è una infamata proprio. Vabbè, se viene viola vorrà dire che il cranberry era un pochino più intenso e quindi la purezza del cranberry l'ha scurito un attimo. Allora, eccoci qua, bicchiere. No, perché se lo facciamo troppo scuro poi ci cazziano, Marco, capito? Sì, ho capito, ma adesso è infatti un po' scuro. Porca. Non importa, non importa, Versa, non buttare nulla, non se butta nulla. Bravo, esatto, allunga viene buono qua. Però il selfie fatelo prima di berlo perché questo ti butta KO, mi sa. Giustificazione, aspetta. Aspetta, ho una parziale giustificazione. Vai. Che il succo non è soffio. Ah, vabbè, allora sì. È vero che è troppo scuro. Non importa, va bene. È troppo scuro. Però. Gli ingredienti sono buoni uguali, per cui è la... questo è un...
Vabbè, no, ma non è scurissimo, Marco. Tiralo un po' su un attimo. No, vabbè, dai, ho visto di peggio. Ho visto di peggio, Marco, va bene, dai, non ti preoccupare. Assaggia. Vai. Vabbè, next sarà ancora meno. Guardati Sex and the City e vedrai che colore deve avere il Cosmopolitan. Marco, grazie, ci vediamo domani. Bravo. Ciao Marco. Ciao. Ok, eccoci qua. Anche Marco oggi ci ha regalato il suo Cosmopolitan. Allora, io sono pronto per... non so se farlo, un attimino, che dici? Freddare di Freddare frutta. in acqua? Perché in realtà si mangia freddo, questo, chiaramente. Sì, io lo faccio, perché non vorrei... Se i gamberi si cuociono troppo, il rischio è che poi... Si spappano. Se spappano e non viene buono. Quindi cosa sto facendo? Sto trasferendo. Adesso vi faccio vedere il disastro che ho fatto. Sto trasferendo il riso venere sotto l'acqua, anche perché questo blocca comunque la cottura. Voilà. Ok. Una bella sgusciolata. Voilà. È buonissimo sto riso. Ecco qua. Ok. A questo Paletta. punto abbiamo bisogno di una paletta per trasferire i gamberi all'interno del riso. Grazie. Vedi, la cucina 2, eh? Ok. Grazie. Che buono. Grazie. Io dico grazie e poi mangio tutto io. Grazie. Ok. Sì, abbiate pazienza che ci siamo quasi, adesso vi faccio vedere. Ok, guardate, opa, gamberi e riso nero. A questo punto prendo, dov'è qua, un cucchiaio di legno e comincio a rimestare. Aggiungo l'avocado tagliato a cubetti. E date una bella girata, se gira e vuota, se vuota e gira, se cadu chiama Beppe Antonio, cadu chiama Beppe in giro, chi lo fa è nero 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 con ma che. Infatti il riso è dello nero, che meraviglia, guardate qua che festa di colore. E adesso prendiamo un cucchiaio e oppa, impiattiamo. Voilà, così ve lo faccio vedere. Non posso muovere l'aggeggio da cui stiamo trasmettendo, però ve lo faccio vedere comunque così. Io non faccio l'impiattatura da ristorante, faccio l'impiattatura da casa, quella praticamente in ciotola. Guardate che meraviglia! Si vede, si Sì, vede. si vede benissimo. Assaggio un attimo un pezzo. Che buono! Ok. Ma noi mangiamo prima stasera, adesso faremo l'aperitivo. Allora, che cosa succederà domani? Domani ci sarà da morire dal ridere, domani parleremo di Giappone e quindi avremo in collegamento con noi due geishe, ovviamente. Saremo in collegamento, speriamo che non ci siano problemi con i fusi orari, ma insomma, chiameremo Tokyo domani, due giapponesi. Io cucinerò. Allora, volevo fare come si chiama? Del sushi, sashimi, eccetera, ma io quelle cose non sono capace di farlo. Quindi, per rimanere in tema, comunque, Giappone, pesce, eccetera, domani farò un couscous di pesce. Bello, tranquillo. Cosa serve? 1 chilo di misto pesce per risotto che si compra al supermercato nei surgelati. Pino, non bisogna andare in frutteria a comprare misto pesce. 200 grammi di couscous precotto, nel senso che ve lo preparate e lo fate trovare già pronto quando dobbiamo partire con la ricetta, 400 ml di brodo vegetale, una cipolla bianca, un sedano, una carota, uno spicchio d'aglio, un peperoncino oppure della paprika oppure del peperoncino di cayenne, insomma comunque se vi piace un po' il piccante, 20 grammi di erbe aromatiche, per cui rosmarino, alloro, salvia, eccetera, 500 grammi di pomodori pelati, 80 ml di olio extravergine d'oliva e del sale.
Quindi sarà una puntata divertentissima. Appunto, parleremo di Giappone e di curiosità legate al Giappone, e quindi un momento anche così di informazione sul Giappone. Allora, io direi che qui è tutto pronto, possiamo quindi andare con la nostra sigla, perché siamo giunti al termine anche di questa nostra 45esima diretta, ma ovviamente non possiamo chiudere senza riballare la sigla d'apertura. Per cui, attenzione, ballate con noi Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. La valigia sul letto, quella del lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi ribella, ma quando t'arrabbi sembri ancora più bella, e così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai d'un bilancio sbagliato, se un uomo tradisce, tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più là. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, quella valigia, tutto il nostro passato, non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un poco. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho poco. Ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato, non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato, non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato, non ci può stare. Bonsoir. Ciao!